Fabrizio Corona accusa l'Isola dei Famosi, Gio Squillo ha rischiato di morire per la produzione. Fabrizio Corona accusa l'Isola dei Famosi, Gio Squillo ha rischiato di morire per la produzione. Fabrizio Corona lancia un'altra bomba contro l'Isola dei Famosi e la produzione intera, dichiara che Gio Squillo ha rischiato di morire poco prima che la donna decidesse di abbandonare il reality. Quest'anno l'isola ha dovuto affrontare parecchi ostacoli e questo sarà forse uno dei più difficili dato che l'accusa è tra le più pesanti perché riguarda la salute e la vita di una concorrente. L'incidente e la cura errata. La concorrente infatti come sappiamo si è ritirata dopo un problema alla caviglia. Adesso si muove con le stampelle in quanto niente è stato risolto e lei continua a stare parecchio male. Niente di grave, un semplice slogamento durante il gioco a causa forse di una sua distrazione. Ma noi non conosciamo i retroscena e questi ce li spiega il re del gossip e dei paparazzi. Subito dopo l'incidente, la donna è stata più volte visitata dai medici del programma, hanno cercato di aiutarla tutti a rimettersi in piedi somministrandole dei medicinali probabilmente sbagliati. Le medicine infatti erano eccessivamente forti e sommati alla condizione di totale digiuno date le condizioni in cui i concorrenti vivono, le hanno provocato un collasso. Inizialmente la situazione era critica, Gio Squillo rischiava di morire ma è stata salvata in tempo perché i medici una volta capita la gravità della situazione hanno provato a risolvere e le hanno permesso di abbandonare il gioco. Un'avventura iniziata male e terminata nel peggiore dei modi. Una volta tornata a casa, ha continuato a soffrire ma la situazione è tornata tranquilla, adesso non è assolutamente in pericolo di vita ma sta comunque affrontando un duro periodo. Diciamo che la sua isola era già iniziata male e adesso è finita anche peggio. Ricordiamo che la concorrente era entrata in ritardo di un mese rispetto agli altri concorrenti a causa della perdita dei genitori, l'esperienza in Honduras le aveva dato la speranza di rasserenarsi e invece è andata come nessuno si aspettava.